Gesù cammina sulle acque. Sarebbe una cosa impossibile, in realtà anche Pietro riuscirà a farlo. E come si fa? Bisogna capire cosa sono queste acque. Perché per il popolo ebraico il mare non rappresenta una cosa buona. Infatti Noè è stato salvato dalle acque del diluvio. Oppure Mosè ha salvato un popolo aprendo le acque. Anche Giosuè arriverà nella terra promessa attraversando le acque del Giordano. Praticamente le acque sono sempre un ostacolo, un pericolo. Infatti il Vangelo di questa domenica inizia con Gesù che costringe i discepoli ad attraversare il lago di Tiberiade. Altre acque. Ma Pietro e compagni non vogliono affatto farla quella tratta, perché è sera e sanno benissimo che di sera nel lago di Tiberiade si scatena spesso un vento che sconvolge le acque. Per questo non vogliono andarci e per questo Gesù li costringe. E per di più neanche li accompagna Gesù, perché vuole stare un po' in disparte a pregare. E così i discepoli, obbedienti alla parola del maestro, salgono sulla barca, si armano e partono. E arriva il pericolo. Il vento che tira in senso contrario e che solleva il mare. I discepoli cavalcheranno le onde fino allo sfinimento finché non vedono una persona sopra il mare. Gesù. E come fa Gesù a scavalcare il pericolo? Ci sta camminando sopra. È impossibile. Infatti non credono che sia Gesù in carne e ossa. Dicono che è un fantasma. Però Pietro vuole crederci e gli dice: Anch'io. Vuole camminarci pure lui sopra le onde. Vieni! E ci riesce pure. Anche Pietro cammina sui pericoli delle onde e contro il vento che tira forte, contro ogni ostacolo. Ma appena si ricorda che sta camminando sulle onde contro ogni ostacolo, gira lo sguardo da Gesù verso il vento e inizia a sprofondare. Torna indietro, Simone! No, non farlo! Non ce la farai! Quando guarda Gesù, riesce a camminare sulle onde. Quando guarda il vento, sprofonda. E qui sta il segreto. Signore! Pietro da solo non può superare né vento né onde perché sono più forti di lui. Ma fissando il Signore ci riesce, perché il Signore è più forte del vento e delle onde. Questa è l'immagine della vita, che affronta costantemente i pericoli che vorremmo evitare e che invece siamo costretti ad attraversare. Ora, se tu ti concentri su te stesso, vedrai che il vento sarà sempre più forte di te e sarà sempre più contrario. Ma se ti concentri su Dio che ti tende la mano, niente paura. Perché lui è più forte di tutto il resto. Puoi camminare ovunque, anche nel male più pericoloso che esiste. Tanto c'è lui con te.